stiamo aspettando che ci sia di nuovo una cessione dei crediti, che siano le banche, gli istituti di credito che riaprano le cessioni, perché c'è un problema fondamentale che è quello del cambio di questi soldi, chi pagherà questi lavori. Al momento devono essere gli istituti di credito che acquistavano il credito d'imposta, ma da quando la normativa è cambiata in corso d'opera, quindi dando responsabilità anche agli istituti di credito sul lavoro fatto dai tecnici e dalle imprese, chiaramente tutti hanno pensato bene di andare a fermare queste cessioni, perché il problema del tecnico, il problema dell'impresa o l'abuso fatto da un'impresa poteva andare a minare quella che era la credibilità dell'istituto di credito. Quindi manca il credito, manca la liquidità delle imprese, sì. E i cantieri sono fermi. Esatto, sono moltissimi cantieri fermi che non stanno andando avanti perché giustamente non hanno liquidità. Probabilmente riapriranno, ci sono segnali positivi di incoraggiamento anche a livello nazionale, ma al momento gli istituti sono fermi, quindi nessuno ancora sta pagando, sta cambiando i crediti delle cessioni, quindi sì, sono problemi grossi anche per le imprese che non hanno più liquidità per andare avanti con i lavori. Voi avete parlato del 90% dei cantieri fermi per quanto riguarda il super bonus, ma anche di decreti ingiuntivi che stanno partendo. Assolutamente sì, perché poi l'utente finale è il committente, quindi è lui che risponderà, sarà l'amministratore di condominio, ma il committente poi che è colui che sta facendo i lavori. Quindi sì, le imprese dovranno rifarsi su qualcuno che è l'utente finale e il committente, esattamente.